Perché fa un livellamento verso il basso. Non vengono premiate tutte quelle realtà virtuose, che hanno governato bene la materia sanitaria, hanno garantito servizi ai cittadini, addirittura attirando, pazienti da, regioni differenti. Dall'altro lato non aiuta le regioni in difficoltà dal punto di vista sanitario a salire, ma sarà un livellamento verso il basso. Noi abbiamo già conosciuto la sanità centralista in questo paese. Non è che prima c'era il nulla, l'abbiamo conosciuta. Io ricordo quando c'era la sanità centralizzata a Roma, non c'era chi si fregava i 100 euro, c'era chi prendeva tangenti e iniettava sangue infetto dentro i pazienti di questo paese quando c'era la sanità centrale. Non c'era la, non è, prima non mi sembra che tutto funzionasse bene, anzi, beh, ricordo un po' di storia, se professore di storia dovresti Sì, Federica, mi riconoscerla, sembra, ricordarla, come Andrea dire, mi Romano. sembra a proposito di, C'era chi iniettava sangue clima aberrante infetto quando, mi che scusi. tu parli di sangue Mi scusi, infetto non a proposito di ero, una mi scusi, non riforma, eri tu quello che doveva far costituzionale. No, parlare, però è noi ne vero. facciamo una alla volta, Sto di, però. Finiamo, finisce sto. Federica, poi replica su Esatto, mi questo. scusi. Io ricordo, non è che faccio, io ricordo un fatto storico avvenuto con la sanità centralizzata. Quando tutto si perde nelle nebbie del centralismo, tutto è più lontano dal controllo del cittadino. Questo è Guardi. un dato di fatto. E dunque avvengono anche questi casi drammatici.